allora leggiamo questa perizietta che sembra essere più una sintesi che altro, perché non credo che due professori come Ugo Fornari e Marco Lagazzi, ecco, so, si siano effusi così poco. Sono stralci. E quindi ci dicono poco, ma infatti noi a questo punto dobbiamo stabilire chi non era Giancarlo Lotti. Il Giancarlo Lotti che nessun mostrologo, cioè la quasi totalità dei mostrologi ignora, eppure dovrebbe parlarne, no? Anche solo come ipotesi di studio del Lotti colpevole, ma non lo fanno, perché è scomodo parlarne. Poi c'è chi dice il colpevole è lui, mostro singolo, ma vabbè, noi abbiamo la nostra linea che è, tolto tutto quello che va scremato, rimane solo Lotti. Poi vediamo come metterlo, con chi metterlo e con che ruolo soprattutto. Ma cosa dicevano i nostri due? La procura aveva posto ai consulenti i seguenti quesiti: se il Lotti Giancarlo fosse affetto da impotenza sessuale organica o psicogena, e in caso positivo, in quale forma? Quale ne era la causa? Quale ruolo la stessa abbia potuto esercitare nella dinamica dei reati per cui Lotti era indagato? Quali ricostruite dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti? Quanto altro utile all'accertamento della verità clinica del soggetto? Ora, i quesiti, se i quesiti sono questi, sono veramente mal posti. Perché si fa una perizia che in questo caso era di parte, cioè nel senso di parte. In teoria no, perché la procura è super partes, però poi è stata utilizzata praticamente dal pubblico ministero, quindi anche qui una confusione di ruoli che non fa bene. Cioè, si chiede a dei periti se Lotti Giancarlo fosse affetto da. Io credo occorra un quadro che ricomprenda tutte le fattispecie, potente o impotente, attivo o non attivo, di quale tendenza, eventualmente fungibile, polimorfo, multiforme. Invece no, è affetto da impotenza? Qual è la causa? Se ha esercitato un ruolo nella dinamica, quant'altro utile all'accertamento della verità, ma quest'ultima fattispecie no. Poi, noi abbiamo già parlato di questi due consulenti e in aula propenderanno per l'omosessualità. Su che base però? Non è molto chiaro. Perché non esiste poi tutto sommato, non dico una prova, no? Non vogliamo certo i video, ma non esiste una sua dichiarazione in merito. Anzi, se c'è un momento in cui Giancarlo Lotti acquisisce una vera dignità è quando in aula si fa allusione a questa sua possibile condizione. Cambia voce, fateci caso, ecco, soprattutto avrebbero dovuto farci caso dei criminologi sempre pronti ad analizzare l'alzata di sopracciglio. Qui lui cambia proprio decisamente. Se io fossi un esperto di musica vi direi anche su che nota. Non sa la persona che sono io, dice. Respinge sdegnosamente. Ora, sappiamo che lui era in bilico tra dichiararsi colpevole di alcune cose, ma non di tutte. Era un imputato che voleva la propria imputazione, ma fino a un certo punto. Quindi a oggi, a tutt'oggi, 2024, non si può proprio affermare nulla su Giancarlo Lotti, proprio perché il suo ruolo non era ambiguo, era a tutt'oggi veramente sotterraneo, underground, non sappiamo cosa volesse, non sappiamo in che ruolo si ponesse, ha cambiato versione sia sulle modalità, sia sugli scopi, sia sulla propria vita un miliardo di volte, anche riguardo ai contatti con altri uomini. Prima accampa una tentata violenza di Pacciani su di lui, insomma, Pacciani era la metà di lui. E poi non si capisce se fosse presente Vanni, magari guardavano, tutto così ridicolo, però purtroppo ha fatto anche testo. Poi si parla appunto di questa, di questa situazione col Butini, no? Di questo tête-à-tête, loro si mettono in macchina proprio vicino alla COP, passano Pacciani e Vanni, li vedono, lo ricattano e poi lui scrive una lettera spontanea che chiaramente non ha scritto lui. Lui non sapeva nemmeno parlare, figuriamoci scrivere, ma neanche in modo sgrammaticato. Io ho visto tante lettere dei vecchi tempi, delle generazioni prima delle mie, che erano quasi analfabeti a quel livello, e non scrivevano così. Qui c'è proprio un discorso di concetto che qualcuno gli ha ispirato, perché la versione su Pacciani che lo molestava sessualmente non aveva retto, evidentemente. Quindi questa è una lettera ispirata, scritta da altri. Come ne abbiamo viste, per esempio, quella in cui si accusava Pacciani, no? Alla moglie Grulla, alle figlie,
se lo contraddicono, ne tocca. Cioè, queste sono lettere fintamente gergali, fintamente sgrammaticate, come anche quella famosa busta della Monica, di cui io metto in dubbio l'esistenza. Comunque, andiamo avanti. Quindi oggi non possiamo affermare nulla di Lotti, anche la ragazza, nipote di Vanni, la Bartalesi, che sostenne in aula, ci siamo imboscati e quindi lui ci provò, cioè una volta no, magari due volte no, alla terza ci provò ma non ci riuscì, un po' perché era bevuto, lui diceva perché era bevuto, io dico che non era un granché. Con tutto il mio affetto per Mario Vanni, credo poco a questa testimonianza che andava in suo aiuto. Sì, c'era stata una frequentazione tra questi due. Lei era molto malata all'epoca, si stava riprendendo, ma era malatissima. Aveva anche un fidanzato, tra l'altro, e Lotti non era certo un bel bocconcino. Quindi si frequentarono perché Mario Vanni anche incentivava, credeva che Lotti fosse un amico, li ha fatti conoscere e pagava. Vanni pagava cene, eccetera, e anche benzina, credo. Ma quanto sia stato poi il coinvolgimento non, è tutto da vedere. Oggi non si può dire, non se ne può fare perno per un'accusa a Lotti, perché non abbiamo nulla su Lotti. Quindi questa perizia che non rileggo, perché ne ho trattato già un sacco di volte, parla di un'anamnesi familiare, ma noi dovremmo saperne di più e di più non ne sappiamo, perché chiunque voglia andare addentro al personaggio Lotti deve avere a che fare con queste scarne notizie. Ma in realtà Lotti è un perfetto sconosciuto per noi, a parte sapere qualche cosa di mamma e papà che ci racconta lui, no? Perché correttezza avrebbe voluto, sia da parte dell'accusa che della difesa, peraltro, interpellare la sorella. La sorella era assolutamente un testimone terzo che aveva vissuto quella vita familiare e era ben più grande di Giancarlo. Aveva una quindicina d'anni in più, si era sposata presto, si era tolta di torno, è vero. Però nessuno ha ritenuto di farlo, invece era fondamentale. Sentiamo quello che ha da dire, poi mettiamo a confronto le due versioni, no? Si tratta comunque di due persone, fratello e sorella, che hanno vissuto insieme. Si sa ben poco quindi dei genitori di Lotti, si sa che la madre era malata, sì. Ma il rapporto burrascoso tra Giancarlo e la madre non testimonia di nulla, perché tanti hanno avuto rapporti burrascosi, però non per questo andavano in giro a uccidere e massacrare persone. Dunque è troppo poco quello che sappiamo per dire che Lotti andava di bel bello la notte a fare il mostro di Firenze. Dovremmo saperne molto di più. Che tipo di lavoro facesse il padre esattamente? Qualche testimonianza e allora si poteva forse ancora reperire su compagni di scuola di Lotti, elementare, eventualmente anche un maestro e una maestra, perché negli anni 90 forse c'erano ancora, insomma, io ne ricordo di maestri anziani ovviamente, ma insomma, compagni di scuola si trovavano a quel punto, no? E chiedere a loro anche qualche cosa, perché io il discorso che abbia ripetuto non so quante volte la quarta elementare, ci credo o non ci credo, vorrei vedere un pagellino, appunto una testimonianza scritta e sicuramente si potevano trovare, neanche la difesa le ha cercate, io credo avrebbe fatto gioco. Oggi naturalmente non siamo qui a criticare le difese, però dopo tanti anni è chiaro che avendo puntato tutto sulle menzogne di Lotti non conveniva alla difesa di Vanni, perché a questo punto parliamo di Vanni, insistere tanto su chi era stato e chi non era stato Lotti, ma non è così che funziona. Perché finito la Buriana, finito il Bailamme del 2000, c'è questa sentenza, poi la contestiamo tutti, poi si ritorna sui mandanti, Gaudenti, Calamandrei, però a quel punto, siccome con Calamandrei il discorso si è rinfocolato e assolto giustamente il farmacista, a livello di studio, di accademia, si deve parlare, perché nessuno veniva rimandato quattro volte, tre volte in quarta elementare. Anche in quelle scuolette di campagna, che io ricordo benissimo, se vedevi che un ragazzo proprio non ce la faceva, o per limiti oggettivi, ma soprattutto per condizioni ambientali, a un certo punto un bel calcetto, una quinta elementare, poi insomma, l'importante è che era l'avesse, poteva andare a lavorare, poteva andare a fare il militare, stiamo parlando di uno nato nel 40 e quindi una persona che doveva andare a fare il militare nel, due, scusate, nel 58, no? Cose del genere. Ha fatto il militare Lotti, ma che nessuno mai ce lo racconta, mai. Eppure sì, aveva tutte le caratteristiche, un fisico,
sana e robusta costituzione, non soffriva di insufficienza toracica, o si è dichiarato effettivamente uomo, ma non credo proprio, è molto improbabile, ecco. Oppure è andato a farlo e allora interpelliamo compagni di leva oppure qualche superiore, che negli anni 90 si poteva senz'altro ancora trovare. No, non l'abbiamo fatto, quindi non sappiamo nulla di eventuale suo servizio militare. Lui non ce ne parla, la difesa non affonda il coltello perché appunto in quel momento non le conveniva. Dopo però, due parole anche da parte dell'avvocato Filastò, ancora oggi dell'avvocato Mazzeo, sarebbero gradite su questo personaggio. Invece no, dobbiamo lasciar trascorrere questi anni senza che venga fatta un po' di chiarezza sull'uomo squadra. Diciamo sul leader quello che è diventato il leader, non so se volontariamente o meno, ma che tale è stato poi, e di cui si parla pochissimo, perché il mostro di Firenze per la gente vuol dire Pacciani, compagni di merende, ma senza citare troppo Ellotti, quindi a livello popolare nulla. E qualcuno un pochino più afferrato parla a volte del farmacista, ricorda questa coda di indagini processuale, ma niente di più, quindi si tende a far dimenticare Ellotti o a farne un protagonista assoluto e non abbiamo prove né dell'una né dell'altra cosa. Quindi, e chi era questo Giancarlo, cari signori? Del militare non sappiamo niente. Poi lui, riguardo al proprio lavoro, ai periti e anche in aula, dice che cosa ci racconta? Si è fatto un po' di tutto, ma non sappiamo cosa ha fatto. Sarebbe importantissimo sapere. Quando si pretende di analizzare la figura di Giancarlo Lotti, bisogna entrare nello specifico, in tutto e per tutto, nei minimi termini proprio, quasi quasi, insomma, anche la misura delle scarpe quasi, anche perché insomma, parliamo di impronte, forse sarebbe stato anche giusto approfondire che taglia di scarpe portava, occhi e croce, un 45 come minimo, no? Massiccio com'era. Però ci sono anche uomini grossi con i piedi piccoli. Interessante era, e anche ai fini di studio, anzi soprattutto perché oggi non facciamo altro che quello, ma che neanche quello ci hanno saputo dire ed era rilevabile in aula, senza andare troppo lontano. Quindi non sappiamo che lavoro ha fatto, aveva il motorino, ma non è vero che sappiamo avesse il motorino, è lui che la butta lì proprio durante la perizia dicendo ho preso la patente con molta fatica. Perché ero stufo di andare in motorino, ve l'ho già detto in altri video, non c'è prova di questo motorino, ricerche si potevano fare, forse si potrebbero fare ancora, non lo so, perché sarà vivo qualcuno che è stato amico d'infanzia di Lotti, compagno, anche quella famosa ragazzina con cui la mamma lo avrebbe trovato a letto e per la qual situazione la mamma lo avrebbe riempito di botte, cosa che allora capitava, insomma, una cosa che non capitava senz'altro solo a Lotti. Cerchiamo in giro qualche notizia su questo motorino. Non c'è, è lui che la butta lì. Come ha preso questa patente, visto che a quanto pare ha dovuto ripetere parecchie volte gli esami, soprattutto di teoria, ma forse anche di pratica, poi incidentava, no? Naturalmente, a destra e a sinistra. E quando? Questo Lotti non avrebbe incidentato, solo quando andava a fare il mostro di Firenze, no? Incidentava, picchiava, tamponava, ne faceva di ogni questo fino al giugno 85. Però in occasione dei delitti non ne avrebbe sbagliata una al buio, per strade che non conosceva perché si sarebbe allungato fino a Calenzano, a destra e a sinistra, dove non ci sono prove che abbia mai bazzicato più che tanto. Ma lui, soprattutto il Mugello si conosceva la piazzetta di Vicchio, però poi non era uno specialista del Mugello. Invece in quei casi lì non gli è capitato mai niente, non ha mai incidentato, lo faceva a casa sua, non lo faceva quando andava in ambiti. Sono anche del tutto incerta sulla circostanza riferita da lui, secondo la quale avrebbe accompagnato la sua fidanzata Nicoletti ad Alessandria in Piemonte a vedere i figli, perché la Nicoletti non l'ho mai detto. Abbiamo solo un autoriferito di Giancarlo che è anche un ego riferito, un ego che è stato anche assecondato, no? Da tutti, nessuno escluso. Quindi non sappiamo nemmeno di questo. Nicoletti ha parlato, ma non di trasferte ad Alessandria. È vero invece che mi pare Butini ha parlato di trasferte in Germania. E nessuno ha approfondito, eppure era importantissimo sapere qualcosa sulle frequentazioni estere di Giancarlo, che sembrano spuntare qua e là da qualche altro flash che ovviamente nessuno si è curato di analizzare, quindi non sappiamo
granché. Abbiamo qualche labile prova, ecco. Sì, mi sembra sia stato Buttini a dirlo, ora non ho le carte sotto mano, né mi interessa più che tanto. Però a questo punto noi non sappiamo chi è Giancarlo Lotti. Ok? Non lo sappiamo. Quindi, lavori ha fatto? Non lo sappiamo. È stato alla cava dall'81 all'88, ma prima dov'era? Se vogliamo dire qualche cosa, disegnare il personaggio Giancarlo Lotti, oggi sono ben altre le ricerche che non questa trita perizia che dice non dice, poi le deposizioni in aula sono l'ultima parola, questi più che dire sì, probabilmente aveva delle tendenze omosessuali mai attestate da nessuno, cioè anzi la Nicoletti parla di rapporti uomo-donna, quell'altro fenomeno lì di Gabriella Ghiribelli, insomma sì, non nega sia stato suo cliente, però insomma, oddio, uno può anche essere basanotto, scusa una mezza volgarità, però non saprei come altro dirlo, ecco, quindi poi una professionista del ramo si arrangia in qualche modo. Abbiamo sempre puntato il dito contro il povero Vanni, che aveva sì lui ottimi motivi per non funzionare particolarmente, anche se poi Malatesta dice che sua madre riusciva a rinvigorirlo. È tutto scritto, riportato nelle fonti. Ecco, però lui ne aveva dei motivi perché aveva avuto subito dei traumi e quindi si arrangiava in altro modo. Ecco, lo stesso può essere capitato a Lotti, non per questo, però si va in giro a esercitare come mostri di Firenze, anche perché chissà quanti mostri ci dovrebbero essere in giro, o ci sarebbero dovuti essere, perché chi è molto dedito, pesantemente dedito all'alcol, chi è un etilista, facilmente va incontro a questo genere di disavventure in età ancora relativamente giovane. E di tutto questo, diciamo, i periti non parlano, non fanno mai accenno alle sue problematiche, anzi il quadro clinico è buono, sembra una persona in ottima salute. Poi finito il processo va in carcere e muore subito. Perché? Perché aveva un tumore al fegato, perché? Per la cirrosi epatica, ma dagli esami clinici effettuati in quegli anni lì del processo Compagni di Merende non emerge nulla di particolare, anzi più che altro dei disturbi alla schiena. E cosa comportano questi disturbi? Sicuramente intensificati dal suo lavoro alla cava, che non puoi fare tanto bene al mostro di Firenze se hai dei dolori. Lui era robusto, ci mancherebbe, ce l'avrebbe forse fatta lo stesso a trasportare un corpo, ma non era in buone condizioni scheletriche, cioè grosso era, aveva compiuto comunque lavori di fatica e a quel punto poteva anche inciampare al buio, avere un colpo della strega. No, a lui non succede mai niente, guida come Niki Lauda nelle notti in cui si sarebbe esplicato come mostro. Non inciampa, non lascia impronte, eppure era pesante, doveva lasciarne di molto pesanti lui, di molto profonde, anche perché con un corpo in groppa, in collo, come si dice a Firenze, è così. Invece no, a lui va tutto bene, tutto perfetto. Su queste basi noi vorremmo ancora oggi dire ma Giancarlo Lotti è l'unico mostro di Firenze, ma certamente che no. Perché non possiamo dirlo? Potremmo anche pensarlo, io no, ma insomma, non abbiamo proprio basi, perché sappiamo un fico secco di lui. Ce l'hanno servito, pronto, cotto e mangiato a un certo punto, nei video e nei libri, credo di essermi diffusa, su come è spuntato, su come si siano occultati volutamente determinati particolari, mentre la giustizia avrebbe avuto il dovere, di, cercarli. E di raccontarli a noi, in nome dei quali essa giustizia viene amministrata, non l'hanno fatto più che tanto le difese. Se qualcosa c'è, sta nascosto nelle carte, che nessuno ha letto tutte, nessuno sicuramente. E quindi oggi Giancarlo Lotti per noi non è proprio nessuno. A me rimane in mano come nome, cioè se l'hai tirato fuori vuol dire che c'entrava in qualche modo e hai preso quello che tutto sommato era più innocuo. Non ci hai detto quello che ci serviva. Hai detto cose che non erano vere, i periti più che tanto non si effondono, perché poi la perizia per intero si conosce, ma almeno credo quella che gira, però sono periti che devono anche stare attenti a non andare contro le tesi ufficiali, le tesi dell'accusa, quindi sapete cosa io penso dei periti. O mi arriva un perito libero da ogni condizionamento e agisce sui reperti, giustamente i reperti sono anche la persona è il reperto di se stessa, no? Quando viene periziata, ma insomma parliamo del Bossetti, cioè non ci sono ancora i residui,
del DNA, e allora non me lo condanni, semplicemente. Mostro di Firenze, non hai nemmeno la pistola, e allora non se ne parla nemmeno. Chiuso prima ancora di iniziare. Quindi oggi non esiste il mostro di Firenze, non esistono colpevoli, non esistono nemmeno indiziabili, diciamo, probabili o attendibili, affidabili sulla base dei fatti, degli atti e delle ipotesi logiche. Non esistono. Esiste un Giancarlo Lotti che, tolta ogni fuffa, tolta ogni nebbia, potrebbe essere coinvolto, come dico, come ho detto nei video e come spiego meglio nell'ultimo libro, ma finisce lì. Non esiste Giancarlo Lotti, mostro unico. Proprio no, non c'è una base se non parlare in termini probabilistici, ipotetici, cioè faccio delle escursioni mentali che sono ipotesi sulla base di altre ipotesi, deducendo le mie personali conclusioni di probabilità. Oggi vuol dire niente, che potrebbe essere stato anche il tuo vicino di casa, per quel che ne puoi sapere tu. O collegamenti con altro, perché ti mandano sempre su questo sistema binario. Allora, secondo te chi è? Ma fate più sta domanda. Secondo me niente, perché se non ha saputo appurarlo qualcuno che doveva, ecco, però non si mette la questione sul doppio binario, cioè o è stato lui oppure i poteri forti, non lo so, non mi interessa, potrebbero anche esserci stati. E chi è Giobbe Vilacqua, e chi parla di Vigna, e chi no, cioè, un anno senza parlarne, no? Io metterei una legge: per un anno non parlate più del mostro di Firenze, riposatevi, che poi si decanta, no? Si posa la polvere e magari si potrebbe tirare fuori un ragionamento nuovo, ma nuovo davvero, non tirando fuori sempre la vecchia muffa che trovate in cantina, giusto? Ecco, quindi non esiste oggi il mostro di Firenze, non esiste uno che abbia potuto rivestire questo ruolo. Esiste solo un Lotti a cui anch'io ho tentato di attribuirlo sulla base di semplici deduzioni, ma non induco, perché nulla so di lui, se fosse etero, se fosse omo, se fosse bisex, multisex, se abbia veramente studiato 3 anni di elementari, oppure no, se ha fatto il militare oppure no, se ha avuto magari una fidanzata. È uscito qualche piccolo nome ed è impossibile che un ragazzo, se aveva le tendenze ortodosse, diciamo così, non abbia avuto qualche sua precedenza, tra l'altro qualche tentativo. Cioè, è stato occultato tutto questo, e chi oggi pretende di rivelarcelo ci dice sempre le stesse cose, torna sempre sugli stessi documenti. Così non può essere, cioè, ve ne rendete conto anche voi. E quando ci diranno davvero chi era Giancarlo Lotti, si apriranno delle carte, magari tra tanti anni, qualche studioso che non è coinvolto, non è preda di paranoie e frustrazioni sue, quindi vuole andare a guardarlo come si studierebbe la storia, di Giulio Cesare, quindi come un documento vecchio, storico, che analizziamo freddamente, senza emotività, e allora forse, forse, forse.